A partire dal 19 aprile prossimo, la città di Belluno avrà un'ulteriore offerta culturale di qualità. In altri termini, d'intesa con l'assessorato al turismo, abbiamo messo in campo un'iniziativa artistica, o meglio di foto artistiche, che verranno dislocate nella misura circa di 60 unità in vari siti storici centrali del capoluogo. Questo permetterà ai cittadini residenti e speriamo anche a molti turisti di apprezzare di più e meglio la nostra città, nel senso che vedranno in una commistione proficua di stili, quello antico e quello più moderno rappresentato dalle fotografie, la bellezza di Belluno. Questo è chiaramente un ulteriore tipo di offerta culturale che l'amministrazione di centrodestra vuole mettere in campo a beneficio della comunità bellunese e non solo, con un taglio, ancora una volta mi permetto di evidenziare, che non è solo locale o nazionale, bensì internazionale, perché gli artisti interpellati da Fabio Cabessago sono artisti che provengono da molte parti del mondo. Quindi c'è un aspetto culturale naturalmente di qualità che speriamo venga apprezzato e poi c'è un aspetto di natura lungimirante, di prospettiva, cioè il taglio internazionale della rassegna che andrà a cogliere le sfumature, i piccoli scorci delle parti centrali più storiche, più note, più antiche di Belluno e questo in una perfetta commistione di stili e di storie che credo sarà apprezzata appunto dai cittadini residenti e dai turisti e che per circa 2 mesi vivacizzerà la vita cittadina in uno sprone costante a fare di più in termini culturali, perché cultura è cibo per l'anima, ma è anche, se vogliamo più prosaicamente, un indotto economico a tutto vantaggio della collettività.